Ed eccoci qua in distribuzione automatica anche questa mattina. Buongiorno cari amici, buongiorno e benvenuti al Nima Show Live. Una bella oretta in mia compagnia, ma non sono da solo. Oggi ho un ospite qui in studio, lo vado subito a presentare. Buongiorno Paolo Bertoli. Ciao Nicola, buongiorno a tutti. Ciao. Come stai Paolo? Bene, grazie sempre per l'invito. Mi fa piacere qua. Ormai avere gli ospiti in studio è come cercare l'oro nel fiume, sai, quando setacci tutto quanto. Però mi fa molto piacere averti qui. Intanto do il benvenuto a tutti coloro che si collegheranno sulla pagina Facebook Nima Radio TV e tutti i nostri social, e anche gli amici che ci ascolteranno dalla radio, Radio Nova 94.3 o www.radionova.it. Bene, detto ciò, abbiamo fatto le presentazioni, cari amici, sfogatevi con i messaggi, perché qua c'è il nostro Paolo, è venuto a trovarmi appunto dopo tanto tempo, un annetto circa. Anzi, diciamo che questo è stato l'ultimo ospitato che avevo fatto. È vero, in persona. Marzo, esatto. E questa è dopo 14 mesi, la prima. Però stavolta porterà bene. Oh, speriamo. Dai, non vediamo l'ora di ripartire tutti quanti. E tra l'altro alle 11.40 avremo un collegamento, non so se hai sentito in questi ieri sera nei telegiornali, c'è stato un po' di casotto a Roma, no? Nella manifestazione Io Apro. Sì. Alle 11.40 ci collegheremo con l'amico Lino Cirri di Parma, lui è stato presente, e così ci faremo raccontare da lui come sono andate le cose, perché sui telegiornali abbiamo visto soltanto gli scontri. No, purtroppo fanno vedere solo quella parte, ma c'è stata anche una parte molto interessante dove io vedevo alcuni manifestanti che parlavano con i poliziotti. Addirittura un poliziotto è arrivato a sfilarsi il casco e poi si sono date una stretta di mano, anche sì, se sì, per Covid non potevano, però comunque c'è stata questa bella immagine. Allora Paolo, adesso siamo partiti insieme, alle ore 12 ci collegheremo con i tuoi nuovi cantanti, perché sei anche qua per festeggiare, sì, e per presentare le nuove voci. Bravo. Elisa e Yoel. Yoel, sì. Due ragazzi giovanissimi, delle voci. Yoel lo conoscete già, Elisa una nuova voce fresca. Fresca. E così partiamo con questo nuovo videoclip che abbiamo fatto alla In casa, perché purtroppo non si può fare. Dai, niente. Però in casa hai fatto anche questo che ci andiamo ad ascoltare in questo momento. Il titolo è Bel Paese, che non è il formaggio. E poi no, il tema di formaggi ci torneremo anche prima, cioè anche dopo, perché c'è un qualcosa che lega la situazione. Andiamo con questo Valzer, se non sbaglio. Valzer è scritto in collaborazione con Roberto Scaglioni, è stata un'idea sua. Visto che eravamo fermi in casa, che non potevamo uscire, e perché no? E così è uscito questo bel videoclip. Ce lo gustiamo e torniamo subito dopo. Ancora tante chiacchiere ci aspettano. Mamma mia quante! Eccoci qua! Però guarda, io una cosa che voglio dire, caro Paolo, è che al di là di questa situazione che stiamo attraversando, il sorriso non ti è mai mancato. Questo, come non è mancato a me, perché anche se in momenti di sconforto penso che ci siano stati, no? Purtroppo tanto. Tra l'altro guarda, io so che comunque tu in qualche modo ti sei reinventato, e questo mi ha fatto piacere, perché comunque ti sei dato da fare anche su altri fronti. Ma sì, certo, anche perché dopo 14 mesi trovarsi, dopo 30 anni di orchestra, trovarsi con nulla in mano è molto difficile. È molto difficile, certo. In questi mesi qua mi sono riuscito a trovare qualcosina per cercare di andare avanti, perché come tu sai... Certo, cioè, no, guarda che non è mica una vergogna, assolutamente. Una vergogna sarebbe andare a rubare e per poi essere messo in galera, questa è una vergogna. Tra l'altro proprio negli scontri che ci sono stati ieri sentivo parlare una persona che urlava: noi siamo dalla vostra parte, noi non siamo delinquenti, non ci dovete portare a dover diventare delinquenti per poter mangiare, ed è questo il messaggio che doveva passare ieri. Non, mi dispiace che poi siamo partiti i vari scontri. Comunque dopo alle 11.40 Lino ci spiegherà meglio, perché lui tramite un messaggio via WhatsApp mi ha spiegato un po' la situazione, ma purtroppo in questi gruppi sempre la testa calda può capitare, insomma. Ti stavo parlando dietro le quinte che bisogna reinventarsi, no? E io cosa ho fatto? La domenica pomeriggio, col fatto che siamo in zona rossa, mi metto lì nell'altro studio e ci si mette a cantare. E ho creato questo momento particolare che comunque è molto seguito. L'aperitivo musicale, ne approfitto
per dare l'appuntamento della di domenica, eccolo qua, Nima Natur presenta l'aperitivo musicale con Nicola Marchese domenica 11 aprile alle ore 18, ovviamente sui nostri canali social, Nima Radio TV, Facebook, YouTube, e in più si aggiunge Instagram per quanto riguarda il dietro le quinte. Bello. Perché così, anzi, vieni a trovarmi su Instagram che così vedi direttamente dietro le quinte. Ne approfitto per mandare in onda una canzone. Non ci sarà la Cocò nell'aperitivo musicale, ovviamente in questo periodo ci stiamo collegando con lei tramite Skype. Tu speravi fosse qui la Monica, ma mi dispiace, dovrei ancora attendere. Sempre il solito. Sì, ma per appena appena sarà possibile organizzeremo un'ospitata, dai, bene, così andiamo in giro e ce la e ci troviamo di persona. Volentieri. Intanto, ecco qua che arriva, boom boom, tutta per voi. E voilà, siamo rientrati, ne approfitto caro Paolo di andare a leggere qualche messaggio, perché ci sono tanti amici che ci stanno seguendo. Intanto da Parma, Luca Vitali, ci sono, grazie. Ciao, Luca. Roberta Bertinelli, buongiorno carissimo Nicola e Paolo Bertoli, buon mercoledì, un abbraccio forte Robby e Riccardo. Ciao. E poi dalle Marche, Romina Censi, buongiorno Nicola, al tuo ospite, speriamo che torni presto a vivere con normalità rispetto agli scontri di ieri. Purtroppo è uno scontro tra gente che sta dalla stessa parte. Questo hai ragione, ed effettivamente qualcosa di storto è andato, perché non doveva finire in questo modo. Ma dopo ce lo spiegherà meglio Lino. Emma Ermelli, buongiorno Nicola, un grosso saluto a Paolo Bertoli, ci mancano tantissimo le serate insieme alla tua orchestra. Grazie, ciao Emma. Emma, penso che ti manchino anche a te, eh? Sì, cosa dici? Sì. Roberto Preti, con Paolo Bertoli, ciao Paolo Bertoli, un saluto dal Piemonte, dai che presto torneremo a ballare con la tua bella musica. Ciao Roby, grazie. Poi tanti amici ci stanno guardando, e che dire, rimanete incollati lì perché dopo mezzogiorno saremo in collegamento con i suoi nuovi cantanti. E sto lockdown ha portato un po' di cambiamenti, purtroppo, ma sì. Poi dai, delle volte non è detto che chiusa una porta, cioè voglio dire che vada sempre peggio, no? Che debba andare peggio, meglio, no? Certo, ma diciamo che io ho sempre avuto un bel rapporto con i miei ragazzi. Esatto. Trovarsi in una situazione così non sì, è facile. È stato un cambio dovuto magari alla situazione, e che magari hanno trovato un lavoro fisso diverso. Sì. Anche perché 14 mesi sono tanti, tanti. Ma ti ricordi quando ci dicevano ragazzi ne avremo fino a marzo 2021 e ridevamo? Ma cosa stai dicendo? Per piacere, tra una settimana, tra un mese al massimo sarà tutto finito, invece siamo qua ancora a parlarne. E la situazione non accenna a migliorare, non si capisce, vedo tanti numeri diversi di volta in volta, perché vedi delle notizie che ti dicono oggi è migliorata, il giorno dopo peggiorata la situazione. Che non si capisce, come dicevamo prima, zona rossa. Com'è sta cosa? E continua a aumentare. È strano. Eppure è strano. Siamo chiusi in casa. Allora, fate una cosa, lasciateci in zona gialla, ma anche bianca, perché così almeno possiamo lavorare meglio. Anche di sera. Ma io mi ricordo quest'estate, adesso arriverà il caldo, secondo me. Col caldo, sto maledetto virus andrà pur bene via, non è che ci terranno così. Che poi vogliamo ridere ancora sulla situazione dei viaggi, no? Nel senso che comunque non si può girare in Italia, però all'estero ci permettono di andare per Pasqua. Poi dopo, se torna qualcuno con il virus, si lamentano perché è stato portato dall'estero. Io non lo so, ma vabbè, lasciamo perdere, dai, ne approfittiamo comunque a mandare in onda un altro brano. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare, Balada de Fuego. Sì, questo abbiamo ripreso in luglio dell'anno scorso, prima che succedeva tutto, un grande successo dei Bond, e poi abbiamo fatto un inedito con Alberto Calle, dove anche in questo periodo abbiamo sempre continuato tramite Skype a lavorare insieme. Che ci sono grandi novità, e così è nato Balada de Fuego. Ma vi siete trovati bene anche via Skype, anche se c'è un po' di latenza, di ritardo? Sì, ma noi ci troviamo sempre bene. Ci mancava il nostro tavolo con un po' di pane e salame. Ecco, però quello è la cosa principale. Va bene, dai, arriva Balada de Fuego, dopo arriva la pubblicità e subito dopo il collegamento telefonico con Lino. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare,
Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie Musica, Musica e Parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 19 12 091. Eccoci qua di nuovo in diretta, ragazzi, e come annunciato prima siamo in compagnia, in collegamento telefonico, di Lino Cirri da Parma. Buongiorno Lino. Buongiorno caro, allora, bentornato. Grazie, no, bentornato a te che ti sei fatto un bel viaggetto ieri. Intanto io ti do il benvenuto nella trasmissione, grazie. Sono qui insieme a un collega che ha un'altra orchestra, Paolo Bertoli, e sì. Ieri abbiamo visto le immagini che arrivavano da Roma e un po' ci è dispiaciuto vedere questi scontri, ma noi vogliamo sentire dalla tua voce che cosa è successo, sì, realmente, non vedere soltanto dai telegiornali soltanto gli scontri, che è quello che hanno fatto vedere, no? Ma sì, ma sai, anche io ho sentito ieri, poi insomma ci hanno mandato i video delle testate giornalistiche, così. E in parte le cose sono giuste, come al solito qualcuno poi dice qualcos'altro. Certo. No, comunque voi siete partiti con tutte le buone intenzioni, tre pullman sono partiti, sì, da Parma per andare a manifestare. Noi siamo qui della zona emiliana, arriviamo là alle 2 e dalla piazza era già gremita. Sì. Eravamo tantissime persone, eravamo più di 6 o 7 mila persone. E capisci bene che se dobbiamo mantenere le distanze e le mascherine e quant'altro, la piena stava soffocando. Beh, certo. Allora, mentre abbiamo cominciato, ti spiego brevemente, sì, appena abbiamo cominciato a discutere, a parlare sul palco, così vedevamo che continuava ad arrivare gente, le forze dell'ordine ci avevano detto qua insomma le cose sono un po' ristrette, e allora abbiamo detto, guardate, l'unica cosa che c'è da fare non è che possiamo mandare via la gente. Fate un passo indietro, andate indietro voi poliziotti di 10 metri, 20 metri, quello che è, certo, e cerchiamo di ampliare la piazza per avere anche un po' di respiro e cercare di stare perlomeno un po' distanziati. Intanto mentre tu stai parlando io faccio vedere qualche immagine che si è ripresa ieri, ecco, vai pure. E niente, loro ci hanno dato pic e sai, davanti a tutto ciò la gente si surriscaldava perché comunque aspettavamo che qualcuno dal palazzo venisse giù e questo non è avvenuto. Gli animi si sono riscaldati anche perché noi... Io ero là davanti e parlavo con i poliziotti, anche loro vanno rispettati, è vero, però un gesto bellissimo lo potevano fare, quello di togliersi il cappello. Il casco, sì, perché anche uno l'ha fatto, se non sbaglio. Uno l'ha fatto, sì, e di fatto pensavamo che insomma ci sarebbe stata questa buona volontà di ampliare la piazza, di arrivare vicino al portone di Montecitorio, o perlomeno comunque cercare di poter fare sul palco più tranquilli, perché comunque noi, il nostro comunque intento è quello di aprire e di stare così un po' in sicurezza con le nostre mascherine, con tutte le buone intenzioni. Questo non è avvenuto, gli animi si sono riscaldati, ma
E qualche guarda, scontro. Ti giuro sul bene che voglio mia figlia, che noi là davanti, oltre che a spiegare le nostre intenzioni di rispettare la Costituzione, non abbiamo fatto nient'altro. Loro a un certo punto ci hanno caricato. E capisci bene che noi non avevamo bastoni, non avevamo niente, anche perché avevamo tutte le mani alzate. Esatto. Cercavamo di spingere un pochettino perché c'era tantissima gente. Sì, sì, per prendere un po' più di e spazio. E loro hanno cominciato a caricare. Ho capito, ed è lì che è nato lo scontro. Ho visto però in un momento che c'è stato l'onorevole Sgarbi, se non sbaglio, che ha preso la parola e vi ha supportato. E c'era anche Paragone che hanno parlato, c'era Enrico Montesano che sono dalla nostra parte, però guarda, io ti devo dire la verità che chiacchiere ne abbiamo sentite tante. E il nostro scopo era di far arrivare un messaggio sia al governo che al popolo italiano che noi comunque da oggi noi siamo aperti. Una delegazione poi nel tardo pomeriggio è andato su appunto su al palazzo a parlare, perché ci hanno convocato sia il PD che il partito della Meloni. Uh-huh. E ci hanno dato 48 ore di tempo per esaminare questa questione. Stamattina ne hanno parlato al Parlamento, non so di preciso com'è andata, e se loro comunque cercheranno di venirsi contro, bene, se no noi comunque andiamo avanti con la nostra protesta tenendo aperti tutti i locali. Ti faccio presente che in piazza non c'eravamo solo noi, c'era il gruppo mio, c'erano le estetiste, c'erano le parrucchiere. Sì, diverse attività che purtroppo in questo momento sono obbligate a tenere chiuso. Sì, sono obbligate a tenere chiuso, però noi dobbiamo lavorare, caro. No, certo, assolutamente, infatti sono d'accordo con te. In questo momento tu sei nel tuo bar, immagino. Io sono nel mio bar, sto lavorando, io tengo aperto come dal 15 di gennaio, come tu sai, io faccio servizio al cavolo e quindi tutti distanziati, tranquillamente fanno la loro colazione, si alzano e vanno via senza nessun tipo di problema, anche perché mi hanno fatto spendere tanti soldi in plexiglass e quant'altro e il mio locale è a posto, è a norma, per le normative igieniche sanitarie. No, ma poi una cosa, se effettivamente questi contagi arrivassero dai bar e dai ristoranti, potrei capire. Ti dico solo una cosa, io conosco un'hamburgeria qui nel Parmense, e uno mi ha detto, guarda che io sono andato a portare 20 hamburger in casa di una persona, e sicuramente non erano 20 hamburger per una persona. Ah, ho capito. Capito? Noi nel nostro locale dobbiamo essere tutti perfetti e quant'altro, e non ci fanno lavorare. Le mense possono lavorare, le autogrill possono lavorare tranquillamente, senza... Guarda, siamo andati a prendere il caffè in autogrill in questi giorni qui, è tutto permesso, tazzina e seduti al tavolo e non c'è nessun tipo di problema, immagino neanche nessun controllo, misurazione di febbre, perfetto, niente, no? Perfetto, e allora ci devono spiegare tante cose prima di prendersela con noi, e ora che il popolo italiano si svegli, ci stia vicino e combattiamo questa lotta, perché ne abbiamo bisogno, perché domenica scorsa eravamo a Milano, ti dico solo questa, e abbiamo fatto volare 71 palloncini, tu sai cosa sono questi 71 palloncini? Sono le attività? No, cos'era? Nessuno lo sa, ma l'anno scorso si sono suicidati 71 persone che erano a capo di un'attività e che sono chiusi. Mamma mia. E questo lo dobbiamo anche a loro, dobbiamo aiutare le loro famiglie, dobbiamo sostenerle, perché il loro pensiero... Mi hai fatto venire i brividi, Lino. Intanto ti ringrazio per la testimonianza, ci tenevo a sentire proprio dalla tua voce come sono andati i fatti ieri. Io continuo a sostenervi e a darvi voce appena sarà possibile. E ti posso dire che dentro lo spettacolo c'erano tante scuole di ballo... E questo a noi ci fa un grande piacere, perché dobbiamo tutti riprendere, tutti quanti a lavorare. Esatto, siamo tutti sulla stessa barca, no vero Paolo? Sì. Esatto. Certo. Va bene Lino, ti ringrazio e ci sentiamo appena. Mi sono preso due manganellate anch'io ieri. ci facciamo sulla risata, ma sicuramente non fanno tanto bene. No, però insomma dai, cerchiamo di difendere la nostra Costituzione, noi e non loro. Ok, ciao Lino, grazie mille. Okay. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, ciao.
Eh beh, è un messaggio importante quello comunque ha dato, perché le intenzioni erano quelle appunto di far arrivare il messaggio senza alcuno scontro. Hanno chiesto soltanto di far arretrare appena i poliziotti per avere un po' più di spazio, e dopo sono stati caricati. Questo però ad esempio alle televisioni non lo dicono come è andata la situazione. Va bene. Andiamo avanti. Ieri è stato il compleanno di un grande della musica da ballo, Il mitico Franco Bagutti. Comunque salutiamo e ne approfittiamo anche per rinnovare gli auguri. Bagutti, al quale tu sei legato con le edizioni musicali da ben 28 anni. Mamma mia, quanto tempo. Dai, andiamo in onda una sua canzone dell'orchestra Franco Bagutti Band, augurando ancora tanti auguri. Dio dei Monti, eccola qua che arriva. E voilà, un saluto a tutta la Franco Bagutti Band e andiamo avanti. Ci sono tanti messaggi ancora da leggere, poi preparatevi perché tra poco arrivano i cantanti. Non ci dobbiamo dimenticare di chiamarli perché ci siamo persi qua in chiacchiere. Alda Maccarone, ciao Nicola, sto guardando il video. Un saluto a Paolo Bertoli e speriamo di ritornare. Speriamo di ritornare, non si capisce, con le tue belle canzoni, okay. Ciao Aldo. Gianni Francia, buongiorno Nicola, un saluto al grande Paolo Bertoli. Ciao e Gianni. Poi ecco, tornare a sentire, l'ha riscritto il messaggio Alda. Anna Corsini, bravo, complimenti. Valentina Tondelli, ciao Nicola, un saluto a Paola, a Paolo, Elisa e Joel, adesso te li saluteremo quando arrivano, e anche Stefano Fava che dice un saluto a Paolo e a tutta l'orchestra. Ciao Stefano. A presto. Cristina Sartori, ciao Paolo. Ciao. Oh, tanti amici che comunque vedi che non ci si dimentica dei propri beniamini, ed è giusto che sia così. Però fa sempre piacere. Però ci manca il palco. Certo. Mamma mia. Manca il palco, manca gli amici, manca fa divertire, fa ballare. Esatto. E poi la cosa bella di questo momento è che tutti i giorni chiamano gli amici che non vedono l'ora di tornare, anche solo ascoltare. Ma infatti io lo dico sempre. Un po' la compagnia. Esatto, manca a noi come lavoro, come passione, ma manca anche a loro come svago, come divertimento. Perché alla fine tanta gente magari nella vita quotidiana ha i suoi problemini, non vede l'ora di arrivare a fine serata, alla serata, per staccare la testa e andare a divertirsi un pochettino. E noi siamo lì per il vostro divertimento, come sono qui con i miei ospiti, con Monica, con i vari collegamenti che faccio tutti i giorni. E chiuso da un anno questa parte, non ne posso più Paolo, non ne posso più. Oggi sono contento perché ti ho qui di persona, mi fa molto piacere. Dai, allora andiamo ancora in musica, ci ascoltiamo un bel tango, così poi ci mettiamo in collegamento con i ragazzi. Andiamo con Sospiro d'Argentino, scritto in collaborazione con Paolo Bagnasco. Ok, anche questo è nato nel lockdown, in novembre. Ma te nel lockdown sei andato dentro, Andiamo, vai, ce l'ascoltiamo. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140.
Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Ed eccoci qua, caro Paolo, mi fa piacere intanto questa puntata, l'ho già detto un po' di volte, ma sono contento di dare intanto il benvenuto ai tuoi cantanti, nuovissimi, di pacca, scusate ma devo andare a prendere la scena, dove mi sono andati a finire? Ecco qua, ne abbiamo intanto, oh, arriva Elisa, buongiorno Elisa! Buongiorno! Come stai? Intanto è un piacere averti ospite, adesso ci racconterai un po' di te e poi salutiamo che c'è anche in collegamento l'amico Joel. Ciao Joel! Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi fa piacere questa tua partecipazione qui al Nima Show. Io ti conosco già da una tua precedente esperienza da cantante e adesso si è approdato nella famiglia di Paolo Bertoli. Ragazzi, come state innanzitutto? Benissimo. Molto bene, molto contento di rivederti. E spero veramente che anche per te insomma si riparta presto, perché so che la gente ti segue, ne abbiamo bisogno tutti quanti di ripartire. Esatto. Elisa, mentre guardavo questa mattina il collegamento, no, sono andato a finire sul profilo di Elisa. Elisa, ci sei? Fatti vedere. Sì, ci sono. Ecco, allora ti faccio vedere una fotografia che ho preso dal tuo profilo, guarda un po', sì. Che cosa ti viene in mente qui? La mia passione? Dai, spiega, sono curioso, oltre che il canto c'è anche questa, la passione dei formaggi, spiegami. Sì, la mia famiglia è un'azienda agricola, uh-huh. E diciamo che ha sempre fatto formaggio da sempre e poi io ho deciso di portare avanti questa mia passione, ho fatto anche una scuola a Moretta, mm-hmm. la Genform, che saluto, l'ho fatta in Piemonte e adesso è quello di cui mi sto occupando al momento. In attesa di partire, ripartenza. Con l'orchestra. Beh, sicuramente tu hai parlato prima con l'amico Calle, che ti mancano l'ambrusco e il salame, e hai trovato anche chi porta il formaggio in questo caso. No? C'è un po' di tutto, la tavola piena. Esatto, mentre invece Joel, tu in questo momento, essendo fermo con l'orchestra, ti stai dando da fare su altri fronti? In questo momento io sinceramente mi sto dando da fare con gli inediti che abbiamo per il nuovo album di Paolo, che ringrazio per avermi dato questa occasione di cominciare con una bellissima nuova esperienza. Bene. E ci stiamo dando da fare appunto per non restare fermi, comunque per continuare a regalare alla gente un sorriso con la nostra musica, con delle bellissime canzoni che ha scritto il maestro Paolo con altri grandi collaboratori. E presto insomma ne sentirete delle belle, speriamo. Bene, dai, allora facciamo una cosa, andiamo subito in musica col primo brano che avete fatto comunque insieme, e si parla di Padre Vagabondo. Questo ha fatto in casa anche questo? Per sì, forza, diciamo che questo è il brano che abbiamo scritto in collaborazione con Fausto Folgoni e De Mondino. Certo. E poi sai che noi non stiamo mai fermi. Assolutamente. E nel momento del lockdown ognuno a casa sua ha fatto questa ripresa e abbiamo fatto questa ripresa di Padre Vagabondo. Allora noi ce la gustiamo, dai, alla voce Elisa, e arriva con Padre Vagabondo, ovviamente coadiuvata dal collega Joel, che dire il tuo cognome, caro Joel, com'è che si dice? Arencibia Guerra. Arencibia Guerra, direttamente da Cuba, no? Da Cuba? Da Cuba. Oh, sì. Beato te. Ma che ci fai qua? Ma vai a Cuba, ma che ci fai qua? Scherzo. C'è il Covid anche là, ragazzi. Lo so, però secondo me a livello di vaccinazione sono messi meglio, perché si sono dati da fare a Cuba e ho sentito che stanno portando avanti, se è molto sicuro, però insomma sì, sono un po' avvantaggiati là per il fatto del vaccino. Esatto. Andiamo in musica, dai.
Oh, guarda che bello, ho messo in sovraimpressione tutti e due, via, via, ho mandato via il caporchestra già, no, sto scherzando, è qua presente, quindi nei nostri studi. Allora, stavamo parlando che si può viaggiare, non si può viaggiare in Italia, ma si può viaggiare all'estero, pertanto un bel concertino dell'orchestra Paolo Bertoli a Cuba, Joel, io ce lo vedrei, cosa dici Paolo? Perché no? Solo andata. solo andata. Andata. Ma tu, sei una mia curiosità, Joel, sei nato qui, sei nato là, come? Sono nato proprio a La Habana, okay. nel 2005, no scherzo, nell'89, sono venuto in Italia all'età di 9 anni, ho vissuto un po' di tempo in Romagna, quindi a Rimini, dove insomma è nata anche la mia passione per il liscio, e poi da 10 anni circa abito a Modena. Ho capito. Beh, un po' la mia storia. Io anch'io avevo 9 anni, però io arrivai dalla Calabria e non da Cuba. Era un po' diversa la situazione. Vabbè, sempre al sud siamo, insomma. Beh, comunque è sempre un bel mare, sia Cuba che la Calabria, assolutamente. Mentre invece dai monti di Piacenza, te come le chiami? La Val Trebbia. Dalla Val Trebbia. E tu Paolo come l'hai conosciuta, Elisa? Lo sai che io non sto mai fermo. Ecco, lui girava la Val Trebbia, si era perso e ha trovato Elisa mentre faceva una forma di formaggio? No, spiega, dai. Ma sai che io ho sempre avuto i ragazzi giovani nell'orchestra. Esatto. Li ho sempre cercati, anche tirandoli su, avendo questa passione della musica. E poi un giorno, girando su Facebook, sento questa ragazza che canta. Capito adesso. Con le vecchie tradizioni, e la voce mi ha colpito. E così dopo cerca, mi è capitato l'Elisa, anche perché abbiamo le stesse passioni, io arrivo dalla musica popolare, lei piace nel popolare. Tra l'altro una cosa che ho visto nel profilo, stamattina ho scuriosato, un coro che cantava a più voci, fantastico, sei appassionata di questa musica? Sì, io da sempre con la mia famiglia, fin da piccolina, abbiamo sempre cantato i cori d'osteria. C'entra appena la telecamera perché così sembri una pirata, eh? Oh, così, perfetto. Non ho capito. Ecco, così, c'entrare, perché sennò sembravi un pirata, okay. Con un occhio bendato. Okay. Perché non mi vedo io. Ah, ok. Dicevo che abbiamo sempre cantato sin da piccoli con la mia famiglia. E poi crescendo, comunque, abbiamo portato avanti e abbiamo cominciato comunque a cantare anche con i nostri amici, è diventata una passione grande e che mi ha dato anche veramente tante soddisfazioni. Bene, mi fa piacere questo perché comunque trovare dei ragazzi così giovani appassionati di questa musica non è così semplice. No, ma poi dopo siamo una squadra, affiattati già prima di partire. Pensa poi quando comincerete a girare tutti insieme, sì. Figurati, dai, bene, bene. Mi fa piacere, vedi che sto lockdown porta anche delle novità positive e non solo di positivo il virus. Lasciamo perdere. Allora andiamo a respirare un po'. La musica latinoamericana, cosa dici Joel? Vai. Arriva una kizomba con la fisarmonica del mitico Paolo Bertoli, scritta dall'amico Marco Tonelli, in collaborazione con l'amico Marco Tonelli. E Walter Losi, arriva la Barcadera, tutta per voi. E voilà, questa era la kizomba. Si muoveva come te. Quello. Si muoveva, io guarda che mi muovo così, è un po' di tempo. No, cosa ridi, Joel? Guarda che io ho un movimento del bacino. No, ma confermo. Ho un movimento del bacino non indifferente. Aspetta che andiamo a leggere qualche messaggio e ride ancora. Andiamo a leggere qualche messaggio di saluti, eccolo qua. Aspetta, dove sono arrivato? Mi sono perso qua, Monica, la nostra Monica. Buongiorno Nicola, a te e a tutti gli amici collegati. Un abbraccio al caro Paolo e ai tuoi ospiti. Ciao e Monica. Poi arriviamo qua, Pibar Alessio Bergamaschi. Buongiorno Nicola, vi sto seguendo col cellulare di mio figlio. Il mio è K.O. Barbara, l'amica Barbara Aimi da Cannetolo di Fontanellato, dove di solito si tiene la grande festa dell'anatra. Ciao Barbara. Chissà questa sera, quest'anno. Luca Vitali, eccolo, arriva Luca. Sei molto bella Elisa, ecco arriva lui con i suoi messaggi, allora ti arriverà anche una richiesta d'amicizia. Elisa, ti presento
Il mio caro fratellone, ci sei Elisa? Ti sei addormentata con braccio? No. No, perché ascoltavo. Ti vediamo in macchina, dove stai andando a consegnare dei formaggi, no? No. Sono andata a fare un viaggio importante. Ok, alla ricerca della connessione, diciamo la verità. Sì, allora, esatto. Dora Branchetti, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i tuoi ospiti e a tutti i connessi. Bene, bene. Ciao Dora. E poi ciao Nicola, un saluto al grande Paolo e a tutta l'orchestra con la speranza di poter tornare al più presto alla normalità per ascoltare dal vivo la loro bella musica. Rosanna Sacco. Bene. Grazie, ciao Rosanna. Mi fa piacere. Stella Azzurra, vengo anch'io a Cuba, senza ritorno. Beh, in tante secondo me vogliono scappare via da questo paese. Sai, come mai? Come mai? Però comunque vogliono viaggiare. Dalle informazioni che arrivano, comunque anche in altri paesi siamo tutti lì, non è che siamo messi bene da altre parti. Ti saluto ancora Luca. Grazie, Paolo, ciao Bertoli. Luca. Paolone, stai bene in TV? Un grande abbraccio Alessio Sarlo, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il batterista nuovo. Beh, comunque ciao Alessio. Vogliamo salutare un po' tutti i componenti. Sì, dai. Salutiamo Alessio, il batterista, poi abbiamo Francesco alle tastiere e poi il mio braccio destro, Tommy tanti anni con me alla chitarra. Sempre, assolutamente. Ragazzi, allora facciamo le ultime considerazioni, abbiamo 3 minuti, poi ci salutiamo col brano perché poi saremo in collegamento dalle 13 alle 13.30. Ti do il consiglio, cara Elisa, di trovare una postazione fissa e non sennò qua il braccio andrà ingessato. È dura qua. A fine puntata. Intanto saluto, perché ho visto che sei collegata adesso, Angela Gaeta. Ciao Angela. Una tua fans. E che cosa vi aspetta? Una domanda a bruciapelo. Partiamo da Elisa. Che cosa vi aspettate da questa esperienza con l'orchestra di Paolo? Ci aspettiamo soddisfazioni. Innanzitutto, io penso che ogni cosa che si fa nella vita, a prescindere, deve dare felicità e deve renderti appagata, quindi mi aspetto che ci renda appagati, che ci faccia divertire e di essere, come dice sempre Paolo, una grande famiglia. Bene, mi fa piacere. Joella, anche a te la stessa domanda. Beh, per me intanto è una ripartenza e cioè, mi auspico che comunque sia un'esperienza all'insegna della positività, ovviamente, non quella che si intende nei TG, no, ci darà sicuramente tante soddisfazioni, la gente non vede l'ora di uscire, di ballare, di cantare insieme a noi, di divertirsi, eccetera, quindi noi siamo ancora più carichi perché abbiamo avuto quest'anno per ricaricarci, per cui anche noi veramente daremo soddisfazione anche noi, secondo me. Poi comunque tu sei abituato a fare tanti chilometri, viaggiavi tanto con l'altra orchestra, problemi non ce ne sono. Esatto. Perché qua di chilometri con Paolo se ne fanno, eh? O no? Lo so, ma infatti abbiamo... ho già fatto il telepass e via, hai fatto bene. No, comunque sono... Stavi dicendo, Paolo? Tanti chilometri, ma anche tante soddisfazioni. Esatto. Allora, facciamo una cosa, io voglio... farti presentare il prossimo brano, vediamo qua. Facciamo in tempo a salutarci dopo. E si intitola Gotica. Mi fai una presentazione in lingua cubana? Oh mio Dio, te la ricordi? Bueno, ora para ustedes, il grande maestro Paolo Bertoli che suena l'armonica. Para ustedes, Gotica, la cumbia. Che bello, mi piace a me la lingua spagnola, cubana, mi piace tanto. Vamos a pubblicità, io mi ricordo questa qua della Natalia Estrada quando la lanciava. Andiamo, dai, ci salutiamo dopo. E voilà, siamo rientrati giusto per un saluto veloce. Caro Paolo, intanto prima facciamo salutare i tuoi cantanti e chi c'è in collegamento, vediamo. Joel, un bel saluto agli amici, diamo l'appuntamento però alle ore 13 su Canale 78 per un'altra bella puntata di Vado a Liscio. A te la parola. Esatto, grazie Enrico, grazie a tutti gli amici che ci stanno guardando, visto che ci sono tanti i miei cari amici del Veneto che saluto, che sicuramente rivedremo presto. Bene. Vediamo l'appuntamento ovviamente alle 13 sul Canale 78 con il Nima Show.
Ciao a tutti, grazie. Dopo sarà, vado a liscio, però per gli amici del Veneto ci possono guardare sul canale 606 di Media 24 per il Veneto orientale, Friuli e Veneto orientale, magari ci trovano anche su questa televisione. Facciamo salutare anche Elisa, qua dietro le quinte si parla di prelibatezze. Elisa, a te la parola. Sì, ringraziamo tantissimo Nima Live, ci vediamo tra poco e saluto anche io tutti i miei amici da casa, soprattutto quelli del Piemonte che so che vi stanno guardando. Va bene ragazzi, allora non ci a rimane... dopo. A dopo, non ci rimane che salutare noi Paolo, grazie per questa puntata, tra mezz'ora ci troviamo qua. Grazie a te Nicole per sempre l'ospitalità nei miei confronti, grazie a tutti gli amici a casa che ci seguite sempre, noi vi aspettiamo e speriamo soprattutto di vederci presto, prestissimo. Sul palco e nella pista. Devi salutare qualcuno in particolare che c'era un messaggio? Salutiamo, ho visto che gli ultimi messaggi, esatto. L'amica Anna Tedaldi che salutiamo, l'amica Anna Ramona Peneghetti. Anche Maio ti saluta, un saluto a Paolo e grazie. I suoi ragazzi da Maio. E poi Didi che dice dalla Francia, un abbraccio a voi tutti. Sì, wow. Salutiamo anche tutti. Va bene, gli ragazzi, amici della Francia. A tra poco, ore 13 su canale 78, vado a liscio. Intanto sigla, bye bye, ciao. Ciao.